quindi voglio dire, c'è anche favorire la diffusione e l'utilizzo della mediazione e della conciliazione online per dirimere le controversie tra le aziende, risparmiando tempo e denaro. Questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato da Camera di Commercio e Confartigianato Imprese Arezzo. Stanno aumentando le liti tra aziende private, ovviamente alla radice e alla base c'è anche una difficoltà di carattere economica che ovviamente accentua gli animi. Confartigianato è la prima associazione di categoria a firmare un'intesa con la Camera di Commercio per favorire la mediazione e la conciliazione, con l'obiettivo di coinvolgere le altre organizzazioni ed ampliare la collaborazione. Si parla di risparmi importanti che sono sia di natura economica ma anche di natura proprio operativa, di tempi, e che poi chiaramente si trasformano a loro volta in risparmio economico. Ma c'è anche la velocità e la tranquillità da parte dell'azienda di essere assistiti e tutelati in questo percorso, in questo caso dall'associazione che si fa tramite con la Camera di Commercio, ed è quindi un modo per lavorare veramente in sinergia sul territorio. Ricordiamo un appuntamento importante, sempre in questo ambito, previsto per il 27 maggio alla Borsa Merci. Continuiamo sempre nell'ambito di questo filone facendo un convegno importante, un convegno a livello nazionale dove interverranno importanti studiosi di questo comparto, dove si parlerà di contenzioso e di mediazione tra i privati, tra le aziende e la pubblica amministrazione.